And the more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. C'è chi lo ama, c'è chi lo odia. Beh, oggi parliamo del nuovo DJI FPV. FPV infatti sta per First Person View, cioè quei droni da utilizzare in prima persona. In prima persona intendiamo con l'utilizzo appunto degli appositi occhiali o dei visori come noi li conosciamo. Questi droni sono nati molti anni fa ed erano droni appunto autocostruiti che venivano utilizzati principalmente per fare gare racing. Mentre negli ultimi anni, con l'avvento della tecnologia, comunque con le varie action cam, le GoPro che conosciamo attualmente, sono stati utilizzati anche in ambito cinematografico. Infatti con questi droni è possibile realizzare delle riprese veramente spettacolari. Ultimamente, soprattutto nei social, ne vediamo sempre di più anche a livello pubblicitario. Questo perché sono totalmente manuali, cioè non hanno nessun sensore e nessun sistema di volo. Infatti dovrà essere il pilota e la sua bravura appunto nel saperlo pilotare per realizzare delle riprese come noi le conosciamo, cioè fantastiche. Grazie alla sua velocità e al suo movimento un po' freestyle riusciamo a realizzare delle riprese molto dinamiche rispetto ai classici droni. Dall'uscita di questo modello di DJI, cioè già costruito e pronto all'uso, si sono veramente divise in due fazioni. C'è chi lo ama e c'è chi lo odia alla follia. Sinceramente non capisco neanche tutto questo accanimento. Cioè, voglio dire, alla fine se non vi piace fate a meno di badarlo, cioè non è che serve sotto ogni commento, ogni post commentare che schifezza, faranno danni, chi lo utilizzerà, cioè chi se frega, voglio dire. Infatti questo drone secondo me è adatto a quelle persone non super esperte o comunque che vogliono affacciarsi alla prima volta a questo mondo degli FPV. Infatti, come vi ho detto, questo è un drone già costruito e pronto all'uso. Basterà tirarlo fuori dalla scatola, ricaricarlo e saremo subito pronti a partire. Infatti non serve nessuna conoscenza specifica o uno studio approfondito come invece serve per gli FPV classici, dove dovremo noi praticamente andare ad autocostruircelo, anche se ultimamente ci sono già dei modelli preimpostati, preassemblati, ma comunque dovremmo avere delle nozioni base di elettronica e varie tipologie come componenti, saper conoscere le batterie, radiocomando, frequenze, il touring, impostarlo e soprattutto saper volare in modalità acro, cioè in modalità totalmente manuale. Infatti vi dico subito che questo modello della DJI non è assolutamente adatto a fare ad esempio racing, freestyle oppure passare in mezzo a fratti o zone molto strette. Come ad esempio vediamo in molti video che ultimamente stanno uscendo, ad esempio dei CineWhoop, che sono quegli FPV molto piccoli con delle GoPro naked attaccate sopra, dove ci permettono di passare in mezzo a cose veramente assurde. Cioè, ad esempio, non so se avete visto l'ultimo video che ha spopolato, quello del bullying, dove si vede questo mini drone passare veramente ovunque, fa delle riprese spettacolari. Questo anche grazie alle appunto GoPro e a un software di terze parti che si chiama Risteady, che ci permetterà di posso produrre, avere una stabilizzazione video veramente impressionante, ragazzi.
Mentre tornando al nostro DJI, lui è sicuramente adatto a fare un long range o mid range. Riesce tranquillamente ad arrivare in zone molto più distanti rispetto agli FPV classici, anche grazie alla sua trasmissione. Infatti, come dichiara, DJI è stato creato soprattutto per i creator o chi va appunto a fare contenuti di un certo tipo, soprattutto quelle riprese cinematografiche molto veloci o comunque più dinamiche rispetto a un classico drone, dove potremo appunto fare tipo dei dive lungo una collina, una montagna, o andare in mezzo al deserto su un crostone lungo la spiaggia. Cioè, si possono fare molte cose, ma come vi ho detto prima, con una certa attenzione. Anche perché, come si vedrete, questo drone quando cade, fidatevi, si spacca. Non è come un classico FPV dove si può rompere magari un braccetto, un motorino, un'elica e con magari 20 euro sostituirli e siamo a posto. Qui veramente rischiamo di bruciare 700 euro come niente, dunque io sinceramente non ci tengo a farlo cadere. Infatti molti di voi mi domandano in privato come utilizzarlo in modalità acro, che non è altro, come ho detto prima, la modalità totalmente manuale. A meno che non siate già degli esperti, vi sconsiglio assolutamente di impostare la modalità acro, perché fidatevi, basta veramente pochissimo per schiantarlo. Infatti, prima di attivarla, la cosa principale da fare è prendere in mano un simulatore e allenarsi per ore e ore. DJI su questo ci viene incontro con la sua applicazione e un simulatore da scaricare nel nostro smartphone. Ma fidatevi, non è assolutamente realistico. Cioè, anche nella modalità acro, che dovrebbe andare a 140 km/h, sembra in slow motion. I movimenti, comunque la caduta, non sono assolutamente veritieri. Il mio consiglio è quello di acquistare, lo trovate anche su Steam per PC, il simulatore chiamato Lift Off, che a mio parere è in assoluto uno dei migliori. Gli potrete collegare tranquillamente o il controller, quello DJI che vi forniscono, oppure un qualsiasi altro radiocomando in commercio. Prendetelo in mano e passateci veramente molte molte ore. Questo poi vi permetterà di avere un approccio più sicuro quando andrete ad utilizzare realmente il vostro FPV in modalità appunto acro. In ogni caso, per attivare la modalità acro bisognerà andare nelle impostazioni dei nostri visori, attivare due o tre impostazioni, adesso non mi ricordo esattamente, e poi andare sul radiocomando, smontare la parte dietro e andare ad avvitare due viti per rendere il nostro controller con il joystick, diciamo, senza molla. Questo appunto è il classico utilizzo dei droni FPV. Questo DJI l'ha fatto appunto per evitare subito incidenti a persone che magari appunto non sanno ancora utilizzarlo, visto che nella parte superiore del nostro radiocomando troveremo un pulsante dove sarà possibile switchare le varie tre modalità. Infatti troveremo la N, che è la normal, l'S, che è la sport, e l'ultima, la M, che è quella di manuale. Questa appunto, una volta inserita, non sarà comunque attivabile, perché come ho appena detto bisognerà prima eseguire questo piccolo processo per andarla ad attivare. Un altro consiglio che vi posso dare è sicuramente quello di acquistare la DJI Car Refresh, che come sapete è l'assicurazione che ci propone DJI. Questa sarà possibile appunto attivarla entro le prime 48 ore dall'attivazione del nostro drone. Essa appunto ci coprirà da qualsiasi danno, sia in normal che in sport che in manuale. Possiamo anche ad esempio prenderlo, lanciarlo giù dal balcone e DJI andrà a sostituirselo totalmente con un altro nuovo o sempre appunto rigenerato. Questa infatti ci assicurerà due sostituzioni complete del nostro drone. La DJI Care mi sembra che costi 200 euro l'acquisto, in più il primo cambio, cioè la prima sostituzione, costerà mi sembra sui 260-270 euro, mentre la seconda sostituzione sui 280 euro. Dunque il totale è più o meno di 480-500 euro rotondiamo. In caso in cui non avremo appunto questa attivata e dovremo andare a comprare il drone totalmente nuovo, ci verrà a costare sui 720 euro. Dunque andremo comunque in ogni caso a risparmiare qualcosa. Oltre a questo, se non vogliamo ad esempio utilizzare la nostra DJI Care oppure non ce l'abbiamo attiva e qualche pezzo del drone si andrà a rompere,
possiamo tranquillamente comprare dei pezzi di sostituzione. Questi infatti stanno uscendo e sono disponibili nello store di Zion nei vari siti, come ad esempio dei bracetti, le eliche, il coperchio superiore, il piedino, la camera. Sono tutte componenti che potremo comprare separatamente e andare a sostituire in caso in cui si rompessero. Dunque, magari con una spesa minima di 15 euro, 50 euro, ad esempio 120 euro per la camera singola, potremo sistemare il nostro drone. Ora vediamo velocemente gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di questo drone. Primo aspetto, sicuramente importante, come ho detto all'inizio del video, è che è pronto all'uso. Infatti, dentro la nostra scatola, dentro il Fly More Combo, troveremo ovviamente il drone, il radiocomando e i visori. Ci basterà mettere in carica tutto, attivarlo, attaccare le nostre eliche incastro e saremo subito pronti per partire. Mentre tutto questo con un drone FPV classico non è assolutamente possibile. Oltre ad avere una conoscenza smisurata di veramente tantissimi fattori, anche lo stesso utilizzo, comunque il partire, richiederà molto più tempo. Il secondo aspetto è sicuramente la qualità video. Infatti esso può registrare in 4K a 60 frame per secondo fino a un massimo di 120 megabit per secondo. Questo anche in H264 o in H265, in formato normale oppure in D-Log. Sempre nel video troviamo il sistema di Rocksteady, che non è altro una stabilizzazione interna del video. Infatti questa stabilizzazione ci permetterà, anche se noi vedremo delle riprese molto tremolanti o con dei colpi, di avere delle scene finali salvate dentro il nostro drone completamente stabilizzate e dunque molto fluide. Oltre a questo troviamo anche gli slow motion a 4x. Altro aspetto importante è sicuramente quello di poter avviare e stoppare i nostri video in qualsiasi momento tramite il nostro radiocomando. Questo è un problema veramente, guardate, non potete capire con gli FPV, perché bisogna attivare ogni volta la GoPro. Ma attivando la GoPro capita molto spesso di dimenticarsela, dunque di fare tutte le riprese, i giri e poi accorgersi di non aver schiacciato il tasto REC. Mentre con questo drone, come i droni classici, potremo appunto schiacciare il pulsante e avviarla anche una volta che il drone si trova molto distante da noi, oppure attivare un'impostazione dove lui in automatico avvia e stoppa la registrazione al momento del decollo e al momento dell'atterraggio. Questo sistema avvierà appunto la registrazione sia sul drone sia sui nostri visori. Sì, perché anche i nostri visori hanno un SD interna dove andranno a registrare quello che noi vedremo. Sempre parlando di telecamera, essa infatti è regolabile. Abbiamo un pulsantino, una rotella sul nostro controller dove potremo andare a inclinare la nostra telecamera. Anche questo, come la registrazione, ovviamente sarà possibile effettuarlo mentre saremo in volo, a differenza degli FPV classici dove la regolazione bisogna farla manualmente e ovviamente prima di decollare. La regolazione della telecamera è un aspetto molto molto importante negli FPV, soprattutto se si vola in acro, ma questo è un altro discorso, meglio non addentrarci. Altro punto a suo favore è sicuramente la trasmissione video. Infatti lui adotta LocoSync 3.0, tramite i suoi visori potremo vedere la nostra scena in HD. Questo con i classici FPV non era possibile fino a poco tempo fa, la trasmissione era analogica. Questo significa una pessima qualità video, non so se l'avete mai vista, ma era come guardare in una TV degli anni 70, e avere un segnale molto debole. Dunque, appena il nostro drone, il nostro FPV girava dietro ad esempio un albero, un muro, un edificio, il segnale si perdeva e questo causava appunto la caduta del nostro drone. DJI con il suo segnale digitale ha completamente rivoluzionato questo metodo di trasmissione. Infatti con DJI FPV potremo arrivare a un massimo di 6 km e riusciremo sempre ad avere un'ottima qualità anche andando dietro ad esempio degli alberi o delle strutture. Lui comunque si va ad adattare in base al segnale, infatti quando il segnale sarà molto basso, per avere comunque una latenza molto minima, abbasserà la qualità nei nostri visori. Collegato alla trasmissione video, comunque trasmissione ricevente, si ha il Return to Home. Infatti, come qualsiasi altro drone di DJI come noi li conosciamo, nel momento in cui perderemo il segnale,
il drone appunto non cadrà come gli altri FPV classici, ma si bloccherà istantaneamente e rimarrà fermo per qualche secondo. Se il segnale ovviamente non si riprenderà, lui ricomincerà a fare il return to home. Questo appunto come qualsiasi altro classico drone. Questo è senza ombra di dubbio un aspetto molto importante, perché anche in acro mode, se andremo a perdere il segnale, come ho detto prima, appunto il drone non andrà a precipitare, ma si fermerà e tornerà indietro da solo. Parlando un po' di perdita del segnale di return to home, troviamo una nuova funzione veramente fantastica. Infatti nel nostro controller c'è il pulsante di panico. Questo serve perché nel momento in cui, in qualsiasi modalità, normal, sport o manuale, se saremo in difficoltà o ci troviamo in qualsiasi momento in cui non sappiamo più cosa fare, soprattutto in manuale, dove staremo per cadere o andare contro qualcosa, appena andremo a schizzare quel pulsante il drone si bloccherà istantaneamente e rimarrà lì fermo in hovering. Questa secondo me è veramente una rivoluzione, soprattutto per i neofili, soprattutto per chi non sa usare bene la modalità acro. Questo appunto ci permetterà di non andare a schiantarsi sopra ad esempio un palo o un albero. Altro importante punto di forza sono senza dubbio i visori. Infatti questi DJI Goggle V2 sono veramente fantastici, ti portano in una immersività mai vista prima. Veramente io la prima volta che l'ho provato sono rimasto senza parole, avevo fin le vertigini perché non avevo mai provato dei visori con una qualità di questo tipo. Questo infatti ci permetterà di utilizzare il nostro drone al meglio, infatti riusciamo a vedere benissimo in qualsiasi circostanza, anche come in quelle giornate dove ad esempio con i classici droni utilizzavamo il nostro smartphone nel radiocomando e non vedevamo un fico secco, con i visori riusciremo a vedere perfettamente, come ad esempio i temutissimi cavi della luce che troviamo ovunque, anche quelli riusciamo a vederli tranquillamente e ovviamente ad evitarli, cosa fondamentale per un drone, così soprattutto quando si va in modalità manuale a 140 km/h. Altro aspetto è la sua resistenza al vento, infatti può contrastare un vento fino a un massimo di 49 km/h. Questo può ovviamente farlo grazie alla sua immensa potenza e anche al suo peso, che è più o meno di 750 grammi. Infatti i suoi potenti motori possono fargli raggiungere una velocità massima in manuale di 140 km/h e da 0 a 100 in soli 2 secondi, praticamente più veloce di una Tesla. Sempre nei visori una cosa che mi è piaciuta particolarmente è la possibilità di vedere il punto di home. Cioè noi praticamente con la visuale che abbiamo del drone riusciremo sempre a capire dove tornare in posizione iniziale. Infatti vedremo una piccola H esattamente nel punto in cui ci troviamo noi. Sembra una stupidata ma è importante, infatti era un problema con gli FPV classici, perché andando in giro ad esempio ci troviamo in mezzo a una foresta, che ne so, un parco gigante, è difficile dopo capire il punto in cui siamo partiti, soprattutto se ci allontaniamo un po'. Invece così facendo sarà subito identificabile il punto di ritorno. Come ho già spiegato, oltre alla modalità acro, cioè quella totalmente manuale, troviamo la modalità N di normale e la modalità S di sport. Nella modalità normale, cioè si ha un utilizzo come qualsiasi altro drone classico, in più saranno attivati tutti i sensori. Infatti questo drone, diversamente da qualsiasi altro FPV, ha dei sensori. Questo è un aspetto molto importante perché ci eviterà di fare collisioni contro qualsiasi cosa. Infatti esso non si blocca totalmente come ad esempio un Mini 2 o un Mavic 2 Pro, ma in prossimità di un ostacolo lui rallenta e lo evita, cosa molto importante. Mentre molto interessante secondo me è la modalità Sport. Questa può essere usata praticamente da chiunque, perché non è altro che una modalità FPV però assistita. Riusciamo a avere più o meno le stesse riprese, le stesse dinamiche di un FPV, però nel momento in cui andremo a rilasciare il joystick il drone resterà fermo in quella posizione, dunque non è come la modalità manuale che si molla tutto, lui precipita. Infatti secondo me questa modalità sport è consigliata per chi si sta approcciando a questo mondo o chi semplicemente vuole divertirsi senza avere troppi problemi o comunque paura di cadere. Ultimo aspetto secondo me a favore di questo drone è il motion control, che non è altro che un control
creato dal DJI, ovviamente si paga a parte, costa all'incirca 150 euro, che va a sostituire il classico radiocomando. Questo infatti ci permette di controllare il nostro drone con un approccio totalmente nuovo e innovativo. Secondo me molto interessante, perché tramite il movimento della nostra mano, comunque le ghiere, la rotella che troviamo, riusciremo a muovere il nostro drone con molta più facilità. L'unica cosa negativa, almeno per adesso, è bloccata la modalità acqua, infatti è utilizzabile solo in modalità N o in modalità S. Passiamo adesso ai motivi per cui questo drone non mi è tanto piaciuto. Primo aspetto, la modalità foto. Cioè, ragazzi, non ci siamo, cioè è inutilizzabile, non serve a niente. Produce delle foto veramente oscene. L'hanno messa, ma non so neanche per quale motivo, perché cioè, lasciate perdere. Se pensate di prendere questo drone e utilizzarlo anche per delle foto, ve lo sconsiglio assolutamente. Altro aspetto, per me almeno negativo, è sicuramente la portabilità. Infatti non è come ad esempio un Mavic Mini, quello ovviamente perché è piccolo, o un Mavic 2 Pro o Mavic Air, dove i braccetti si possono richiudere ed è facilmente trasportabile, ma bisognerà avere una borsa a parte. Anche se si andranno a rimuovere le eliche, questo è quasi ovvio, per non andarle a rovinare, comunque i suoi braccetti occupano abbastanza spazio. In uno zaino dove già abbiamo altre attrezzature come una macchina fotografica, vi garantisco che non ci sta, anche perché abbiamo il radiocomando e i visori. Oltre a questo, una batteria praticamente non serve a niente, dunque avremo altre due batterie in aggiunta e capite che serve uno zaino a parte. E soprattutto per chi magari fa dei viaggi o comunque delle spedizioni o va in montagna, già altra attrezzatura diventa un po' un problema. Visto che le abbiamo già appena citate, un altro aspetto negativo sono sicuramente le batterie. DJI dichiarava 20 minuti, ma ovviamente non è così, forse in overing, ma ho anche lì dei dubbi. La vera durata più o meno è 10 minuti, poi se vogliamo in acro e se corriamo un po' di più il tempo si abbassa anche a 9-8 minuti. Comunque è un buon tempo per essere un FPV, pensando che altri modelli, quelli totalmente diciamo manuali classici autocostruiti, una batteria può durare 3-4 minuti. Ma proprio per questo motivo sarà praticamente obbligo comprare altre due batterie in aggiunta. E queste se le fanno pagare, sì, perché costano la bellezza di 275 euro. Altra cosa che non mi è piaciuta, anche perché io nei droni uso i filtri, che sono praticamente indispensabili per chi fa video, e ovviamente lo sapete, è la possibilità di andare a scegliere i 24 o i 25 frame per secondo. Cioè, io questa cosa non l'ho capita, cioè 4K si può mettere solamente 60 frame per secondo, che secondo me è inutile, soprattutto se non fai dei piccoli slow motion. A me sinceramente non piace, perché non dà quell'effetto cinematografico che conosciamo. Parlando di effetto cinematografico, se lo prendete pensando di utilizzarlo come un Mavic classico, assolutamente ve lo sconsiglio. Questo è un FPV, dunque non va bene per le riprese classiche. Anche se c'è la modalità normale, non fa le stesse riprese di un Mavic per 100.000 motivi. Uno fra tutti è sicuramente il gimbal non stabilizzato sui tre assi. Dunque già per questo non vi permetterà di fare quelle classiche riprese un po' lente, slow, cinematografiche, magari con la camera che si muove, che conosciamo tutti. Restando in tema di riprese, un altro grosso problema, ma secondo me è tranquillamente risolvibile e sicuramente lo sistemeranno con i prossimi aggiornamenti, sono le vibrazioni che troviamo durante le riprese. Ragazzi, per chi conosce l'FPV sa cosa si può tirar fuori, soprattutto quando si utilizza una GoPro. Riprese molto smooth, molto cinematografiche, morbide, con dei cambi di direzione veramente fantastici, e che è quello che più o meno mi speravo, almeno pensavo di trovare in questo drone. Invece per adesso assolutamente non ci siamo. Questo drone è molto nervoso, infatti nei cambi di direzione dà dei colpi, comunque le riprese non sono mai tanto morbide, sempre un po' scattose, si vede sto oscillamento, sembra essere in barca a sinistra, a destra, dunque sono tante volte inutilizzabili. Ma in questo sono assolutamente fiducioso, perché so che DJI lo sistemerà con i prossimi aggiornamenti, o almeno spero. Un'altra cosa che secondo me non ci permette di fare delle riprese, dei movimenti un po' più precisi, un po' più morbidi,
sono proprio gli stick del nostro radiocomando. Infatti, se ci fate caso, sui radiocomandi classici, quelli da FPV o da aeromodellismo, gli stick sono molto alti e molto grossi. Questo perché più alto è e più riusciremo a avere precisione e fare dei movimenti più morbidi. Invece in questo caso l'hanno fatti molto bassi, ho visto che in commercio comunque non ce ne sono. Se volete un po' avviare questo problema o sistemarlo, vi metto qui basso un link dove potete scaricare dei file 3D da stampare appunto con la vostra stampante e andare a metterli sopra i joystick già esistenti per andare appunto a rialzarli e avere un po' più di precisione. E con questo abbiamo concluso anche gli aspetti negativi che ho riscontrato. Vi ricordo una cosa molto importante: questo non è un Mini 2, dunque sarà molto più difficile volare nei spazi aerei. Ci tengo a precisare che per volare a norma con questo drone bisognerà avere dei requisiti fondamentali, che sono l'attestato di pilotaggio A1 A2, avere il QR code installato al nostro drone, che sarà possibile creare tramite sito di D-Flight, avere ovviamente un'assicurazione che copra noi stessi e il nostro drone con un tetto minimo di 900.000 euro, essere in condizioni operative in A3, volare in VLOS con un osservatore in parte a noi, cioè una persona qualunque, non deve essere una persona specializzata, può essere anche la nostra fidanzata, che tenga d'occhio il nostro drone a vista. Questo ovviamente è richiesto perché nel nostro caso con gli FPV vanno utilizzati i visori, dunque non avremo poi la percezione di quello che sta succedendo realmente all'esterno. E ultimo aspetto, ovviamente non volare in zone residenziali o stare almeno a 150 metri, zone ricreative, zone industriali, eccetera eccetera. Poi se avete domande specifiche riguardo alle normative, magari qui sotto in descrizione nei commenti vi metto un link dove potete trovare tutte le informazioni. Non abbiamo ancora parlato di prezzo, infatti me lo sono tenuto per la fine. Il suo costo è di 1349 euro. Ho letto veramente tantissimi commenti dove la gente si lamentava del prezzo, ma vi assicuro che per quello che ci offre, cioè comunque dovete pensare che dentro c'è il radiocomando, il visore, le batterie, pezzi di ricambio, il drone, che comunque ha una tecnologia molto avanzata, e tutto il sistema che c'è poi dietro DJI e quello che ci offre, non sono per niente tanti. Vi posso garantire che se andate a costruirvi un drone FPV andrete a spendere molti molti più soldi. Ovviamente a meno che non vi comprate il giocattolino cinesata da 100 euro, poi vi prendete un visore da 150 euro, un radiocomando a 50 euro, ok, però sicuramente non potrete fare tante cose o comunque non potete lavorarci. Vi basta pensare che mettere sopra una GoPro Naked andrete a spendere sicuramente sui 450 euro. A mio parere, anche se capisco che sono comunque tanti soldini, non sono così tanti per quello che ci offre. Vi porto un esempio su me stesso. In queste settimane mi sto autocostruendo un CineWhoop, cioè un FPV molto piccolo, e per quanto piccolo sia e non abbia niente di che sopra, tra il drone, tra i vari pezzi da assemblare, tra la GoPro, tra il radiocomando, eccetera, mi sono andati via 1000 euro, considerando che i visori ce li ho già e solo quelli costerebbero 600 euro. Dunque capite che per un drone con questa tecnologia 1350 euro non sono tanti, ve lo garantisco. Alla fine, a chi è rivolto questo drone? Come ho detto, sicuramente non per chi vuol fare freestyling o racing. Questo è un drone più cinematografico, dunque adatto ai mid range, long range o ad esempio a un cruising. Ovviamente ideale per chi vuole approcciare a questo mondo gli FPV e avere già qualcosa di pronto, cioè non doversi sbattere né dover fare una ricerca assurda, avere certe conoscenze, certe skill che serve veramente molto tempo per acquisirle e andare a costruirsi un FPV totalmente manuale. Poi ovviamente nulla toglie che da questo utilizzo potrete poi ampliare le vostre conoscenze e magari passare a un FPV classico, che sicuramente è molto più personale, personalizzabile e vi darà anche molte più soddisfazioni. Vi dico già che nel prossimo video vi mostrerò tutti i migliori settaggi sia a livello di touring che a livello di camera per andare a realizzare le migliori riprese cinematografiche e smooth possibili.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, vi ricordo di mettere un like ovviamente se vi è piaciuto, seguire il mio canale Telegram dove trovate tutte le migliori offerte riguardanti foto e video, ovviamente sono tutte offerte ricercate da me personalmente senza l'utilizzo di nessun bot. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!